Senta? Eh? Mm. Non si senta? Ok, Perfetto, allora direi che adesso è finalmente giunta l'ora di iniziare. Salutiamo la Giorgia Sottana, anzi la nostra Giorgia Sottana. Ciao a tutti. E Grazie, salutiamo. Lei. Eccolo qua. E anche il nostro Larry, Ciao tutti. ecco il cazzo delle lupe. Allora, iniziamo subito con la prima domanda Giorgia. Allora, innanzitutto ti ringrazio veramente per questa tua partecipazione e tra l'altro abbiamo appena saputo che, eh, del tuo ritorno in Italia, quindi ritornerai a giocare appunto con Famila Schio. E questo ci fa enormemente piacere perché averne, cioè le nostre ragazze, le nostre campionesse, giusto che giochino e lavorino e facciano di tutto per far vincere le proprie squadre italiane. Allora, Giorgia, la prima domanda. Lo sport ti ha dato tanto, e questo l'ho visto in tutte le tue interviste, in tutti i tuoi commenti, interviste, eccetera. Però esiste una legge al mondo che si chiama la regola dell'area avere. Cosa ti ha dato lo sport, ma cosa nello stesso tempo non ti ha permesso, o meglio, cosa tu hai dovuto rinunciare per lo sport? Intanto colgo l'occasione per salutare tutti e per ringraziare per l'invito a questa super sessione con un sacco di partecipanti. Saluto anche Larry che il prossimo anno purtroppo dovrai giocarmi contro, quindi eh, sarai felice. <ride> e detto questo, sì, sicuramente la premessa che hai fatto è che... Eh, penso che un po' in tutte le cose nella vita bisogna eh, dare e ogni volta che dai comunque ti viene tolto qualcosa. Eh, lo sport, mi ha, il basket mi ha insegnato, mi ha insegnato tantissimo perché eh, le tre cose principali che penso che mi abbiano lasciato sia il rispetto, il senso del sacrificio e l'importanza di costruire rapporti di valore. E questo purtroppo forse l'ho imparato un po' più avanti con la mia carriera, e lascia... purtroppo in passato forse non sono stata bravissima a creare, a creare rapporti eh, importanti, che non, che non vuol per forza dire che dobbiamo sentirci ogni giorno e raccontarci segreti o, o essere sempre d'accordo in, in ogni pensiero, ma comunque creare un rapporto dentro al team di, di, di fiducia. E di crescita assieme eh, ovviamente. Eh, io gioco a basket da quando avevo non so neanche quanti anni, forse 4-5, non lo so. Quindi, ovviamente, il mio percorso, nel mio percorso. E eh, mamma, eh, allora, domanda da, da un miliardo di dollari. Allora, eh, che cosa, io non ho grandissima esperienza nel senso. Che ho fatto il professionista, se vogliamo così definirci, in due sole società. E il motivo per cui eh, ci sono stati eh, due eh, ci sono state due tranche così lunghe nella mia carriera è perché appunto si è creato un legame forte tra me e la, la dirigenza. Eh, questo, secondo me, nasce dalla coerenza, la parola fondamentale per quanto riguarda tutto quello che si vuole fare insieme. La coerenza è tutto ciò che ci permette di eh, percorrere la stessa strada e percorrere magari eh, avere le stesse idee, cercare di portare a termine eh, il progetto nel, nel modo che si è pianificato e quindi questo mi ha permesso negli anni di riuscire a, a, a creare una... Una rete di, eh, di rapporti interpersonali di cui ha già parlato Giorgia, che sono fondamentali affinché una persona possa stare bene se stesso e possa far stare bene. Sono sportivi, ma sono soprattutto per quanto mi riguarda, umani. Permettetemi eh, un applauso a Giorgia, Giorgia. Io ho, ehm, ho lavorato con lei per gli europei 2015, ho conosciuto una persona e l'ho rivista non molto tempo fa e posso dire che, è stata, che ha fatto dei progressi e, eh, nella, nello sviluppo della sua persona fantastici. E, ehm, e Faccio un plauso a Giorgia perché è stata veramente incredibile nel, nel suo porsi. E, eh, proprio sviluppare la sua persona all'interno dei rapporti interpersonali e quindi complimenti. Questo secondo me è la, la base, mi sembra un po', è, è un po' tanto dirlo, però forse è la base della vita, cioè eh, confrontarsi con se stessi tutti i giorni, confrontarsi con ciò che si è, con eh, le proprie aspirazioni. E cercare di essere migliori tutti i giorni, guardarsi allo specchio e dire eh, oggi faccio qualcosa affinché domani io sarò eh, eh, felice di riguardarmi allo specchio e quindi sarò migliore di quello che sono, sono stato ieri. Eh, penso che questa sia la, la, la base attraverso la quale progredire. Eh, negli ultimi otto anni sono stato a San Martino. E non bisogna negare il fatto che San Martino mi ha dato l'opportunità di diventare migliore tutti i giorni. Gli errori si commettono, ne ho commessi tanti, ma mi è stata data sempre un'opportunità di rimediare. Per quanto riguarda il rapporto con, con i dirigenti, è stato così: ci si è confrontati, ci si è capiti e si è riusciti sempre a trovare il modo di dire. Eh, troviamo un altro eh, step da fare insieme, un altro progetto da sviluppare e attorno al quale costruire quei rapporti, perché sono, ritorniamo sempre a quelli, fondamentali affinché tutto si sviluppi in armonia e soprattutto tutti raggiungano i propri eh, sogni e eh, la realizzazione dei propri sogni. Perfetto, grazie Larry. Vai Sergio con Giorgia. Ok Giorgia, ritorniamo un po' a, a quello che si diceva prima. Quindi mi parlavi appunto di rispetto, sacrificio, rapporti e di valori. E ti faccio però una domanda un po' mettiamola più, più profonda, ecco, più sul lato personale. Mi fai degli esempi pratici di quando eh, tu hai dimostrato rispetto, sacrificio? Eh, e proprio parlando di valori, quali valori intendi? Valori tuoi familiari, amici, squadra, team? Cioè, possiamo fare un po' di esempi pratici, giusto per far capire anche agli altri, essendo tanti spettatori giovani, quali sono realmente i valori da tenere sotto, dentro sempre la borsetta del proprio bagaglio di esperienza. Allora Larry, ti ringrazio per, per quello che hai detto, che hai speso queste parole su di me perché. Eh, faccio questa premessa appunto anche per, per le risposte che vengono dopo, perché eh, sicuramente fare una crescita personale al di fuori del basket è stato uno dei, eh, dei percorsi e delle cose più difficili che ho fatto. E quindi, essere che qualcuno me lo riconosca è sicuramente un, un boost per, per continuare a, a migliorare. Allora, per quanto riguarda i valori, io penso che sono personali nel senso che ognuno di noi deve scoprire quali sono i valori che guidano uh, la propria vita. Io, ho, io ho i miei valori, sicuramente per me uno dei valori imprescindibili è la verità. E in tutto quello che si fa io penso che bisogna essere delle persone vere, perché alla base di ogni, di ogni rapporto che alla fine ho scoperto che appunto i rapporti sono la cosa che per me è più importante, è un valore imprescindibile se non sei una persona vera non vedo come tu possa eh, in ogni cosa che fai trarre del valore questo ovviamente è il mio pensiero quello che guida la mia vita che non deve essere quello che guida la vita di chiunque ognuno poi eh, farà il suo percorso e scoprirà quali sono i propri valori e, gli esempi pratici che a me vengono, vengono in mente e soprattutto che riesco a relazionare tanto con, con i giovani d'oggi è che, per esempio, sarà un esempio banale e stupido, ma io non ho mai saltato un allenamento in vita mia perché dovevo studiare, per esempio, o perché eh, oggi non avevo voglia di andare all'allenamento. Eh, invece, adesso mi accorgo che ci sono un sacco di, di giovani che trovano questa scusa, magari anche guidati dal fatto che i genitori vogliono mettere la priorità nella scuola, che è assolutamente giusto. Mi è capitato in un'intervista che ho fatto qualche giorno fa che mi chiedessero, ma i tuoi genitori come, ti, come, come si rapportavano a te con, con la scuola, per esempio? Perché se io eh, faccio gli allenamenti e magari vado male il giorno dopo, mi insultano o mi prendono bastonate. Eh, non è che i miei genitori mi facevano fare il cavolo che voglio, però se... Se avevo una partita tornavo a casa alle 11 di sera, Ero stata, facevo tre allenamenti al giorno perché alla fine questa è stata la mia, la mia infanzia. Per chi mi conosce da quando, da quando sono piccola, prima ho visto un Andrea Dotto tra, tra le facce, sa, sa benissimo che facevo allenamento con Venezia quando avevo 16 anni, correvo a Treviso per allenarmi co, in, in doppio tesseramento con la 2. Quindi ogni pomeriggio per me era occupato dalle 3 fino alle 9 di sera. Mi è capitato a volte che non, ho, non avessi effettivamente il tempo materiale per studiare. Ho detto in modo veri, in veritiero ai miei genitori, guardate che io non ho studiato, i miei genitori sono sempre stati comprensivi e mi hanno detto, ok, domani non vai a scuola, però poi devi prepararti perché comunque la verifica la farai. Quindi penso che i miei genitori mi abbiano sicuramente insegnato il rispetto nel ti do fiducia, però voglio che mi ritorni la fiducia. Questo ovviamente, sai, neg negli esempi pratici questo per me è un esempio sia di rispetto che di verità, perché io ho parlato in modo sincero ai miei genitori, loro mi hanno risposto in modo altrettanto veritiero, mi hanno dato rispetto, ho mostrato rispetto. Risultato non ho mai perso l'allenamento in vita mia legato alla scuola, non ho mai avuto un debito in vita mia a scuola e non sono mai stata bocciata. Quindi penso che eh, esempio più pratico di questo no, non ce ne possa essere. Ecco Giorgia, hai trattato proprio dei temi eccezionali perché ogni tanto purtroppo a me capita di discutere a scuola, essendo insegno educazione fisica, con delle colleghe che invece dicono che lo sport toglie tempo allo studio e purtroppo, nonostante siamo nel 2020, c'è gente che ancora crede a queste bazzeccole, queste non verità. Purtroppo... Toglie, toglie tempo quando non, la gente, quando non ci si sa organizzare, perché brava, se brava. Si, si riesce a capire come organizzare il tempo, eh, sicuramente il tempo si trova. Io Part sicuramente i tempi sono cambiati e adesso magari certe cose non sono come 15 anni fa o 13 anni fa però sicuramente il, il sapersi organizzare credo che sia la base di chi fa una scelta sportiva perché altrimenti è, è impossibile andare a scuola è impossibile andare bene a scuola è impossibile tutto quindi Beh. sicuramente non è che si tolga del tempo è semplicemente che bisogna investire il tempo in modo giusto ottimizzato grazie Giorgia veramente eccezionale quello che hai detto ok che ne parla te dai riparto io allora con l'arry eh, sempre per il benessere del gruppo no? allora abbiamo appena parlato del, del rapporto con società e dirigenti che tra l'altro di solito non si parla mai perché eh, si tende sempre a dare per scontato tutto passiamo invece al benessere adesso quello che tutti possono vedere quello con, con le tue giocatrici perché è chiaro che anche lì devi non basta le due ore di allenamento e poi uscire e andarsene, arrivederci grazie ma per farle rendere al meglio sicuramente devi, devi studiare o creare comunque una base perché per il gruppo funzioni ma perché anche la, la singola giocatrice che probabilmente ha degli obiettivi diversi da nostro compagno di squadra riesca a rendere al meglio Allora ehm, lo Faccio, faccio subito quello che faccio tutti i giorni, cioè eh, nella schermata io ho 25 eh, video e, e ho visto Anna Chiara con la mamma, c'è Giorgia, poi c'è Minci che conosco. Non avevo visto le, 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 i visi successivi, eh, per esempio c'è Elena Fietta collegata e c'è eh, Maria Sole Vettore che conosco personalmente, quindi le saluto. E questo è l'attenzione, nel senso, eh, prima ho salutato qualcuno che conoscevo, qualcun altro mi conosce, non l'ho salutato e potrebbe pensare a me non ha salutato e quindi non mi pone, non pone attenzione nei miei confronti. Questo è quello che cerco di fare tutti i giorni con tutte le atlete e tutte le persone con cui lavoro, cioè porre attenzione alle persone e dare risalto a quello che fanno tutti i giorni. Eh, sapendo che è difficile perché io ho da fare tantissime cose, devo occuparmi di tantissime persone, ma so anche che chi sta venendo in palestra sta dedicando la sua vita al suo sogno personale e nella fattispecie eh, mi devo occupare di quel sogno e non posso dimenticarmi eh, di salutare qualcuno, per esempio. Oppure eh, una cosa che nel mondo femminile magari capita e capita spesso e l'ho imparato sulla mia pelle, non accorgermi che la ragazza, una delle mie giocatrici, si è fatta un taglio nuovo, mi è capitato, è stato terribile. Non ho posto attenzione ad una cosa magari che potrebbe risultare banale, ma eh, chi sta davanti a te e ti dà una grande rilevanza nella sua vita si aspetta che tu te ne accorga. Eh, lì, secondo me, si instaura un rapporto che deve essere eh, di, di, di fiducia reciproca, di eh, totale eh, simbiosi, perché altrimenti non sarebbe fruttuoso, sarebbe difficile percorrere la stessa strada, sarebbe difficile eh, riuscire a convincere una ragazza a lavorare. Magari più duramente su un fondamentale che magari lei non gradisce o qualcosa che lei a cui lei non, non pone attenzione o che non le piace proprio. La fiducia che ci deve essere eh, deve essere eh, quasi, quasi totale quasi cieca. Quindi io direi che queste sono, sono le basi eh, per riuscire ad instaurare un rapporto, ehm, permettetemi. Il, il più eh, uguale possibile con tutti. Questo non vuol dire, come ha accennato amici, che ci sia eh, l'uguaglianza tra tutte le giocatrici, perché non è vero, questo non è vero. Altra cosa, io ne ho imparate tante sulla mia pelle e sui miei denti. Ne ho prese tante. Non è vero che le ragazze sono tutte uguali. C'è chi ha delle ambizioni, chi ha dei sogni e, e le percorre con una, una strada, percorre una strada sua personale e c'è chi percorre altre strade. Questo non vuol dire non dare la stessa rilevanza alle persone, questo vuol dire dare rilevanza al sogno di ognuna di loro. Eh, quindi cercare di dare eh, la, giusta, la giusta ottica per tutte quante, cercare di portare avanti nel miglior modo possibile. Il sogno di tutte, cercando di rispettarlo nel miglior modo possibile. È uno sport di squadra, è uno sport che si gioca in tanti, alla fine in campo ne vanno cinque, l'allenatore ha sempre colpa, e quindi questo è fuori di dubbio, però ehm, instaurare il giusto rapporto con le persone, secondo me, è la base per poter avere successo e per successo non intendo dire vittoria. Il successo è ehm, trovarsi in palestra tutti i giorni con la gioia di stare assieme alle persone con cui condividi tutti i giorni la palestra. Quello è il successo. Poi vincere, perdere, migliorare sono altri aspetti che vanno approfonditi in altra maniera. Però una volta che si instaura quel rapporto, secondo me diventa automatico che tutto il resto eh, in qualche modo venga da, venga da sé. Eh, si autoalimenta, si autoalimenta grazie al rapporto di fiducia. Io ho commesso tantissimi errori con le mie giocatrici, ma... Proprio per il rapporto che sono stato in grado di costruire nel, nel tempo, le mie giocatrici me l'hanno perdonato e, e non, ero, non era chiaramente un errore voluto, perché gli errori voluti sono un'altra cosa. Eh, si, fanno, si, si commettono degli errori semplicemente perché si, si vive, si prova, si fa il massimo che si può con le proprie capacità. E, e si ammettono i propri errori. La prima cosa che io faccio se ho commesso un errore è entra in spogliatoio e chiedo scusa davanti a tutta la squadra alla persona eh, per cui ho commesso l'errore o alla persona a cui ho mancato di rispetto. Ci sono tante cose che nella vita quotidiana, nei rapporti interpersonali, possono non funzionare nel miglior modo possibile. però io credo che la prima cosa eh, in assoluto è quella di essere consapevoli di magari di aver commesso l'errore. La seconda è chiedere scusa, la terza è se è possibile, cosa posso fare per rimediare. Perfetto, grazie Larry. Eh, vai Sergio, tocca a te. Ok, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Larry perché mi è piaciuto tantissimo. Io dico: non sbaglia solo chi non fa mai nulla di diverso rispetto a quello che sa fare, perché se io continuo a fare. No. Per favore, ragazzi, per favore chiudete i microfoni, per adesso vi dico io quando potete parlare, grazie. Eh, ma io sono entrata adesso. Ok. Ti saluto, grazie. <ride> Chiudi il microfono. A dopo, dai. Allora, dicevo, è chiaro che l'unico che non sbaglia è colui che fa sempre le stesse cose, per cui se vogliamo crescere dobbiamo sbagliare. Sbagliare è normale, quindi assolutamente d'accordo con te. È vero che bisogna avere anche la maturità di capire e forse un po' di umiltà che non guasta, di dire ho sbagliato e quindi riconoscere il proprio errore, ma in un'ottica costruttiva. Ok, bene. Giorgia, passiamo a te. Allora, io ho letto ancora un'altra tua dichiarazione che mi è piaciuta tantissimo perché mi riguarda. Hai detto che in, cioè tu sei cresciuta, grazie inizialmente all'aspetto tecnico-fisico e piano piano successivamente all'aspetto mentale. Ci spieghi bene, perché qui mi interessa in modo particolare, cosa hai fatto in particolare e come sei riuscita a costruire la figura di Giorgia Sotana. Intanto volevo dire anche che Larry ha detto una cosa giustissima, ossia che gli allenatori hanno sempre torto. E Finalmente qualcuno che l'ha capito, a parte, a parte gli scherzi. Ehm... È una domanda molto profonda quella che mi fai, nel senso che comunque è stato un percorso. È stato un percorso lungo, perché a livello tecnico e fisico tendenzialmente c'hai qualcuno che ti guida nel tuo percorso di crescita. E come ha detto Larry prima, bisogna fidarsi di, di chi ci abbiamo accanto che ci voglia far crescere per inseguire i nostri sogni, quindi sia a livello tecnico che a livello fisico. Poi ovviamente con il passare degli anni uno, una, una giocatrice comincia a conoscersi, comincia a capire cosa deve migliorare di più per arrivare dove vuole arrivare, sia tecnicamente che fisicamente. Sotto l'aspetto mentale invece per me è stato un percorso diverso e difficile anche perché è arrivato più o meno 4-5 anni fa. Dove a un certo punto io non, non sapevo effettivamente più se giocare a basket era una cosa che mi piaceva fare o lo facevo semplicemente perché era la cosa che facevo da sempre. Quindi eh, sai, tu dici: come Hai fatto a creare l'immagine di Giorgia Sottana. In realtà non credo di averla creata io, credo in realtà che siano stati gli altri a crearla. Poi io ho un po' seguito e fin da piccola hanno detto che se lei è diventata il fenomeno. La promessa, la promessa, eh, anche se mi piace sempre dire non so chi abbia fatto questa promessa al posto mio. E, morale della favola, sono arrivata a un punto in cui ho sbattuto la faccia addosso alla, alla mia coscienza, addosso al mio imparare a chiedermi se quello che stavo facendo era un qualcosa che effettivamente mi piaceva fare oppure no. Immaginatevi una persona che fa questo per 25-26 anni e ha dedicato la sua vita a questa cosa che si ritrova a dover rispondere ad una domanda che sembra talmente banale ma in realtà non lo è, perché se la risposta è no, in realtà a me non piace giocare a basket, penso ho perso 26 anni della mia vita a questa cosa. E quindi è stato un percorso che mi ha portato a, poi a, a crescere. Mi sono affidata a un mental coach che per chi non lo sapesse un mental coach non è uno psicologo, anche se devo essere onesta, nella mia, nella mia carriera mi sono anche affidata a uno psicologo uh, per un anno. E, e adesso sono la Giorgia che sono adesso. Sono felice del percorso che ho fatto perché mi ha fatto scoprire intanto che effettivamente il basket è una cosa che io amo fare e amerò sempre. E, e quindi ovviamente eh, sono molto felice di non aver sprecato la mia vita. E anzi, di continuare a dedicarci ancora tempo. E poi mi ha fatto crescere, mi ha fatto arrivare ad una consapevolezza di me stessa che, che adesso, onestamente, se mi arriva addosso un carri armato, non dico che non mi faccia niente, però poco ci manca. Questo non è arrivato da un giorno all'altro, sono stati quattro anni di lavoro costante e giornaliero che mi ha fatto crescere sotto miliardi di punti di vista a livello mentale. Eh, e poi mi ha portato ad essere la persona che già ero, ma non sapevo di essere, o comunque non avevo preso con mano l'essenza, la, la, la mia essenza. Forse sembra un discorso, un discorso un po' difficile da capire, però, un conto è essere consapevoli e un conto è essere inconsapevoli. Nel momento in cui diventi consapevole della tua vita, di chi sei, delle tue passioni, dei tuoi valori. Riesci a dare un, una, una priorità alle cose, che, ai piccoli tasselli che compongono la tua giornata, io penso che cambi la vita di chiunque, cambiano i rapporti, cambiano, cambia il modo in cui vivi la giornata, cambia il modo in cui vivi il tuo lavoro. E ovviamente per fare questo percorso bisogna anche essere coraggiosi nel, uno, guardarsi dentro e due, alzare la mano e dire. Magari ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Eh, questo è stato il mio percorso, questo è stato il mio modo di, di crescere a livello mentale. E, e onestamente, consiglierei a chiunque di fare un percorso un po' più, un po più profondo, eh, perché poi mh, effettivamente cambia, cambia tutto. E le parole che ha detto Larry prima riguardo di, di dire che effettivamente Giorgia è cambiata è. Eh, assolutamente la riprova di, di un qualcosa che ho investito il mio tempo in modo corretto. Ok, grazie Giorgia. Veramente bello. Soprattutto la puntualizzo, la passione, tutto quello che fai, che dici, lo vedo, lo esprimi proprio dalle parole, dalla tonalità, dal calore delle tue parole. Bene. Vai Michele, ultima domanda. Ultima domanda e poi lasciamo spazio a a chi vuole farne altre. Larry, per finire il cerchio, quindi abbiamo parlato di società, di giocatrici e adesso c'è lo staff perché sicuramente hai i tuoi vice allenatori, hai il preparatore, hai il fisioterapista, l'osteopata, anche loro hanno i loro obiettivi e anche loro devono sentirsi importanti. E chiudo perché non bastano 24 ore al giorno credo per per creare questo benessere di tutti, no? Mi viene in mente un'intervista fatta a Pozzeco o, o a Pippo Inzaghi nel calcio, dove dicevano, quando giocavi pensavi all'allenamento, finito l'allenamento, dovevi berti la birra. Quando abbiamo iniziato a fare gli allenatori, 24 ore non bastano mai. E questo mi piacerebbe che lo capissero i miei giocatori che adesso allenano, Quindi parliamo di questo ultimo aspetto, dello staff, tanto per completare il giro. Sì, ehm, va, vale come hai detto tu per, per chiunque si approcci a, al mondo sportivo e definiamo professionistico, ma, ma vale a qualsiasi livello. I, i sogni li abbiamo tutti e, e diciamo che anche le persone che ti stanno attorno e che soprattutto sono lì e lo fanno per darti una mano. Sono le persone forse eh, più importanti da tenere in considerazione, quindi il mio staff per me è no fondamentale di più. Benvenga tutte le volte che sono disponibili e disposti a dirmi Larry le cose non, non, non le stai facendo nel modo corretto oppure darmi il loro punto di vista. Eh, essere disponibili e Uh, lasciar parlare le persone nel senso di lasciare che loro si esprimano uh, liberamente penso che sia la cosa uh, fondamentale affinché uno staff possa progredire. Perché è necessario avere un punto di vista differente. Quando sei dentro una situazione è difficile riuscire a vederla in, uh, da, da un punto di vista diverso. Quindi sei all'interno, magari vedi. Le stesse cose le mastichi, provi a cercare di capire eh, se cosa ti sfugge, ma non lo vedi. Chi è di fianco a te magari lo vede e lo vede molto meglio di te, e bisogna che te lo dica. E la fiducia nel, eh, nello staff è fondamentale perché un progetto sia, eh, come ho detto prima, vincente e ripeto che non è vincere le partite vincente vincente lo ripeto è quando funziona quando funziona per tutti e anche per lo staff diventa fondamentale nel loro percorso nel, nel percorso di, di, di ognuno di loro e nello staff di una squadra di serie a1 c'è l'assistente magari anche un secondo assistente per chi ha la fortuna c'è il preparatore atletico c'è il fisioterapista osteopata, ma c'è anche il team manager, c'è il general manager, c'è poi la, lo staff allargato, quelli che stanno tutti i giorni sul campo con te, ma anche quelli che ti permettono poi tutti i giorni di poterci stare anche se non si vedono. E diciamo che quelli sono eh, coloro i quali mh, ti permettono di poter lavorare serenamente, perché sai che sei anche qui hai instaurato i rapporti corretti, se c'è qualcosa che non funziona te lo vengono a dire e, se, e te lo vengono a dire se si sentono eh, nelle condizioni di poter dire la propria opinione e quindi tenuti in considerazione. È fondamentale anche in questo caso avere dei rapporti interpersonali profondi e, e per profondi intendo dire magari aver condiviso Qualcosina in più del semplice, sta... dello semplice stare in palestra, e quel qualcosina in più non è chissà che cosa, però anche a me piace cucinare, quindi anche quando invito il mio staff, i dirigenti, ma anche alle volte il gruppo di giocatrici da, da me per... per una cena, per un... anche un aperitivo organizzato, credo che lì si formino quelle, quelle eh, relazioni che sono importanti affinché ognuno ponga l'attenzione necessaria perché il progetto funzioni sotto tutti i punti di vista e nel miglior modo possibile. Eh, credo che sia necessario a tutti i livelli avere dei rapporti i, i migliori possibili eh, e questo lo fai solo se ehm, poni attenzione a, a, a tutte le componenti che... Ruotano attorno al campo. Il campo è l'ultimo atto di, una, di un progetto che va costruito e va pianificato nel miglior modo possibile. È chiaro che se pensi di costruire una squadra con un solo ruolo in dieci giocatrici, è difficile che la squadra riesca a rendere nel miglior modo, nel miglior modo possibile. Bisogna costruirlo con raziocinio. E vale la stessa identica cosa per, per lo staff, per la squadra, eh, la dirigenza noi compitiamo relativamente, ma eh, la, la coerenza eh, di eh, personalità, la coerenza di eh, eh, capacità fa sì che le cose eh, che, che ogni Pezzo del puzzle vada al posto giusto e funzioni affinché si realizzi il progetto che si ha in mente. Ottimo, grazie. Rimango con questa ultima frase: del, il campo è solo l'ultimo atto di quello che si è costruito. Bene, eh, Sergio. Vai ok, tu, dai spazio alle domande. Allora, adesso... allora, infatti, perfetto, vedevo nel frattempo le domande che state cominciando a fare. Allora, facciamo così: voi scrivete pure le domande sulla chat, noi vi chiamiamo uno per uno, poi in diretta fate le vostre domande al relatore. Allora, inizierei da Antonio, uno perché è in casa, e due perché è un collega. Antonio, vai pure. Ciao, Giorgio, volevo fare una domanda a te. Prima eh, si parlava di aspetto mentale, no? Sergio parlava appunto del discorso di quanta importanza ha eh, l'aspetto mentale e l'hai sottolineato anche tu. No, io però l'aspetto mentale chiaramente lo interfaccio anche poi con un benessere. E torniamo un po' in qualche maniera all'oggetto di, di questa call: un benessere fisico chiaramente e anche di equilibrio. No, allora tu hai praticamente eh, sei stata in tutte le situazioni più importanti dal punto di vista delle gare, quindi hai veramente tanta esperienza su questo. La mia domanda è questa, come ti prepari ad un evento importante, d'accordo, per essere mentalmente tranquilla e ad avere poi un equilibrio per fare in campo le cose che la squadra e il tuo coach si aspettano? Beh, allora, io penso che ad ogni evento importante cerco di prepararmi in maniera molto meticolosa, nel senso che eh, prendo un esempio... A caso, ma non tanto a caso, europeo dello scorso anno per restare in tema nazionale. Eh, per me, l'Europeo dello scorso anno non è stato un europeo preparato in un mese prima del, del, dell'europeo, quindi da quando abbiamo iniziato il raduno, ma è stato un europeo che ho cominciato a preparare nel momento in cui è finito l'Europeo precedente. Quindi, in base al um, All'evento, alla partita che mi ritrovo a preparare, so ormai so anche l'importanza che devo darci. Per me c'è dietro uno studio dell'avversario, quindi vuol dire video che non sono solo i video che faccio eh, con l'allenatore, ma sono anche video che faccio per i cavoli miei per capire chi mi trovo davanti. Eh, e poi è come un compito in classe: uno arriva alla partita che deve essere preparato. Quindi vuol dire che durante la, la settimana. Eh, Presto attenzione a quello che faccio. Quando vado in palestra mi sforzo perché a volte non è facile, penso che tutti, tutti noi una volta ogni tanto non abbiamo voglia di andare a lavoro. Capita anche a me ovviamente che a volte non, voglio, non vorrei andare ad allenarmi, però mi sforzo e questo ho imparato a farlo quando ho imparato a controllare anche la mia mente, di essere presente. Quindi quando vado in palestra, per me quelle due ore chiudo fuori il mondo e sono in palestra. Tutto quello che c'è al di fuori non esiste. Questo mi, mi porta ad avere una sicurezza quando arrivo la domenica di essere preparata perché ho fatto tutto il lavoro prima e quindi il giorno della partita è come se entrassi in campo tranquilla e serena perché uno è ovviamente più sicuro quando ha posto dell'attenzione e ha fatto tutto quello che doveva fare prima. Nello specifico, nel giorno della partita, ah, durante la settimana, io mi gioco la partita in testa 4-5 milioni di volte. Eh, quindi non dico che so già quello che succederà, ma sicuramente eh, investo del tempo a chiudere gli occhi e a vedermi esattamente quello che succederà durante la partita. Questa è una cosa che, che faccio spesso. Eh, poi il giorno della partita, in realtà, dipende un po' da come mi sento. Non ho una. Routine precisa perché in base a come, a come mi sento, ho imparato ad ascoltarmi e, ad, e a capire come accendermi e come spegnermi, dipende un po' da, dalla giornata. Ci sono giorni che sono già a posto per entrare e vado, altri in cui invece mi devo sforzare per concentrarmi di più. però in linea di massima è questo quello che io faccio in preparazione di una gara. Ok, grazie. Okay, andiamo a... Scusa, volevi continuare? No, no, prego. Eh, andiamo avanti con Chiara. Ci sei, Chiara? Sì, ci sono. Eccola. Ciao. Io ho una domanda per Giorgia. Ehm, prima ci hai detto insomma che il tuo percorso mh, mentale è iniziato circa 4-5 anni fa, quando ti sei posta questa domanda. Quando è arrivata la richiesta da parte del Fenerbahce di andare a giocare là, che se non sbaglio era tipo 2018, quanto è influito? Per te questa la scelta di andare a giocare comunque in un club così importante che aveva ambizioni, e che ha ambizioni europee. Nel tuo, cioè, quanto è influito nel tuo percorso di crescita mentale questa scelta? Ma io penso che il. il fa... Intanto, ciao Chiara, scusami se ah. non ti ho salutato. Intanto penso che il la chiamata del Fener si è arrivata perché ho fatto quel percorso, non è arrivata per fare quel percorso, ma è arrivata come un risultato del tempo e di quello che avevo investito prima. E, e ti dico onestamente che se non avessi fatto quel percorso prima, probabilmente eh, al Fener dopo due giorni avrei rifatto le borse e sarei ritornata a casa, perché ti trovi in una realtà completamente diversa, in una squadra che. Come hai detto tu, è una delle. È super ambiziosa, e hanno un modo di vivere, i turchi hanno un modo di vivere eh, la pallacanestro e anche come si rapportano con te, che non ha niente a che vedere col nostro, sicuramente sono molto, molto molto diversi. E ovviamente, quando è arrivata la chiamata è stato un bel. Un bel regalo è un bel modo per dirmi "Gio, hai fatto bene a fare il percorso che hai fatto ok grazie ok proseguiamo con alberto anche se non vuoi dai albi alberto non fare il timido Alberto è uscito è uscito pur <ride> no, di non, non fare la domanda. Dai, ve la faccio io perché mi ha scritto qua in, in uh, privato. Allora, uh, sulla base, questa è, per Lerli. Sulla base della tua esperienza, cosa consiglieresti ai giovani atleti in questo momento? Cioè, che consiglio daresti a tutti i coach per far fronte, diciamo, per incentivare, per motivare appunto i giovani di oggi? Eh, domanda molto difficile, <ride> direi che è molto molto complicato rispondere a questa domanda. Eh, motivazione eh, è il nodo cruciale, eh, ne ha parlato lungamente Giorgia, anche se non l'ha detto in modo molto chiaro, e nel senso che non ha detto questa era la mia motivazione, ma ne ha parlato lungamente quando ha parlato di, tutto, di tutta la sua vita la sua vita si, si è incentrata sulla motivazione. Le motivazioni sono quelle che l'hanno spinta a migliorarsi, prima come atleta e poi come persona. E dopo è un uh, uh, circolo virtuoso, perché nel momento in cui ci si capisce e si comprende cosa si vuole, le motivazioni sono chiare e inequivocabili. E questo permette, l'ha detto poco fa, di andare in palestra anche quando la giornata non è fantastica perché eh, se aspettiamo tutti il momento migliore, le condizioni migliori per rendere al meglio, eh, forse potremo aspettare molto, molto, molto a lungo e non accadrà. Quindi, le condizioni eh, che ci troviamo tutti i giorni di fronte sono eh, diverse non sono le condizioni ottimali e questa è la prima cosa che deve capire un allenatore, cioè riuscire ad interagire con le persone che eh, in qualche modo sanno che la condizione non è la migliore per loro e questo è il, secondo me il primo concetto da, far, da, da riuscire a passare quando si hanno alcuni problemi, perché qualcuno di per sé già lo fa e mh, mi fa molto piacere vedere diversi genitori con i propri figli, eh, diversi adulti perché... Questo significa che c'è attenzione alla crescita eh, del, dei, dei, dei ragazzi e eh, ehm, stanno trasmettendo un, un messaggio molto chiaro. Ci sono delle cose importanti nella vita. Quelle cose importanti poi ti guideranno, guideranno le tue scelte e saranno la base ehm, dei tuoi valori. Eh, sono mh, cose fondamentali e ci si riscopre è difficile trovare ragazzi con valori solidi che sono poco motivati. È difficile trovare, Jordan ha parlato, devo organizzarmi per poter andare all'allenamento, devo organizzarmi lo studio. Devo organizzare la mia vita per poter fare quello che mi piace. Magari sarà faticoso, magari sarà complicato, magari ogni tanto ci sarà un errore, ma se voglio ottenere quello che voglio di più, devo fare anche qualcosa che mi piace un po' di meno. Eh, se c'è attenzione per il, nei, nei confronti dei ragazzi da parte delle famiglie, questo è un messaggio che passa e lo portano in campo. I problemi si hanno quando mancano alcuni valori e può capitare. Succede, credo che noi, come figure di riferimento, adulte abbiamo la necessità e l'obbligo di essere preparati eh, lo dice uno che non lo è stato per tantissimo tempo forse non lo è ancora ma cerca tutti i giorni di trovare eh, le strategie il modo eh, di eh, interagire nel, nella, nella maniera più opportuna e eh, competente possibile tenendo presente che per per quanto mi riguarda alleno ragazze eh, di 14 anni e adulte, perché se no qualcuna mi spara, di 35 con famiglia e figli a carico. E, e non è proprio semplice riuscire a parlare con una 14enne e con una ragazza di 35 eh, che ha una famiglia da portare avanti. Quindi è, è, è fondamentale che l'allenatore sia preparato. Uh, affinché sia sì, preparato bene, invece, invece, deve, è deve, deve studiare, deve approcciarsi nel miglior modo possibile, deve imparare dai propri errori, questo è fondamentale, e eh, se non è nelle condizioni in grado di dare una risposta immediata, deve trovare il modo di ehm, eh, elaborarla magari in un secondo momento magari in quel momento deve essere in grado di dire ne riparleremo, così da essere pronto quando sarà il momento opportuno a relazionarsi con chi eh, in quel momento trova una difficoltà, perché se ti presenti in palestra penso che tu desideri farlo, se non riesci a realizzare nel miglior modo possibile quello che desideri, devo provare ad aiutarti a, a capire cos'è che ti serve perché quello che tu faccia sia soddisfacente per te. Okay, eh, grazie, è stato esaustivo. Assolutamente, sì, come sempre. Giovanni, sei? Vi. Io? Sì. <ride> <Dai>. <ride> <ride> non fammela fare a me perché sennò sembra che... <ride> no, no, non era la domanda. Aspetta, mi metto in, in visione. Perché... Vai. Mettimi in la schermo parli. Arrivo, Sergio, volevo solo... Ecco, eh, ciao. <ride> Dimmi. No, no, dai, fai la domanda. Ah, no, no, la, la mia non era una domanda. Ciao a tutti, ciao Giorgia. Io sono il papà di Nicolò che gioca a basket con il mitico Sergio che l'ha allenato fino <ride> all'anno scorso e ho fatto un altro, un altro tipo di sport, non c'entra niente con il basket, io facevo pattinaggio a rotelle, ero in nazionale, ho fatto europei, mondiali, eccetera. Mi collego al discorso dello studio perché ho colto una cosa interessante, forse è passato un massaggio un attimino. Non chiaro da parte di Giorgia, nel senso che mi, mi, mi esprimo meglio. O sì, forse era di seggio che ha detto, smentisco il fatto che non si può studiare e non si può fare anche questo. Se fai atletismo, se lo fai a livello importante, devi allenarti, c'è poco da fare. Io mi allenavo 3-4 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Non c'era un giorno in cui non ci si allenava. Mi allenavo a Padova, a Trieste e poi si facevano le gare internazionali. Se vuoi allenarti e tenere un livello alto di, di preparazione e di capacità di fare, devi rinunciare a qualcosa. Non puoi rinunciare allo studio, pertanto se vuoi studiare devi rinunciare agli amici. Cioè devi fare qualche rinuncia, non è che puoi far tutto, allenarti ad un certo livello, allenarti tot ore al giorno, riuscire a studiare ed essere alla pari dei tuoi compagni di studio e in più uscire con gli amici anche la sera. Io ho dovuto fare questa rinuncia e penso che, da quello che ho capito, è la rinuncia che ha fatto anche Giorgia per un periodo, o, o, o che sta continuando a fare. Devi rinunciare a qualcosa se vuoi ottenere qualcosa e devi fare dei sacrifici. Io studiavo in macchina alla sera, studiavo in macchina andando ad allenamento, studiavo alla sera tornando a casa degli allenamenti e mia, partecipavo allo studio in classe in modo diverso. Cercare di, di applicarti in modo diverso in classe per portare via meno tempo possibile poi gli allenamenti. Ecco, se vuoi far coesistere l'allenamento a un certo livello di preparazione o che non sia di preparazione, ma che sia un, certo, un elemento che duri un tot di ore durante la settimana, a questi livelli soprattutto devi rinunciare alle, amici, alle amicizie, devi rinunciare a andare fuori con gli amici. Dopo il tempo lo recuperi perché l'ho recuperato, anzi. Oggi ringrazio il periodo che, che, ho, che ho vissuto con il pattinaggio perché sono ancora in contatto con Facebook, con penso, non so, non dico quanti ex atleti americani, tedeschi, spagnoli, inglesi, con i quali ci si sente. Addirittura ci si fanno degli incontri e ci si rivede dopo un po' di anni. Ecco. Volevo solo aggiungere questo mio piccolo contributo. Okay. Mi permetto di, di aggiungere una cosa, concordo perfettamente e mi trovi, mi trova, scusi, mi trova assolutamente... No, no, dammi dei tu, se no mi sento okay. In perfetto accordo e penso che eh, anche se abbiamo due età diverse abbiamo vissuto le stesse cose perché eh, quando, quando parlavi mi sembrava di, di vivere comunque quello che ho vissuto io. È ovvio che eh, stiamo parlando di... Eh, Due realtà, la mia e la tua, di due persone che hanno fatto un percorso per voler diventare professioniste. Io mi, mi, mi imbatto spesso in realtà uh, di giovani uh, che fanno due allenamenti tre a settimana e, e, ancora, e ancora non riescono a allora. fare le due cose. Il problema è, è, è questo: ovvio che quando si fa per professionismo e ci si allena 5 ore al giorno è ovvio che purtroppo da qualche parte bisogna smussare io per dirti non ho nessuno non sono rimasta in contatto con nessun amico delle superiori non ho avuto modo di condividere mai un sabato sera mai un venerdì sera mai una domenica però allo stesso tempo le mie amicizie ce le ho create in un ambiente diverso con persone con cui ho condiviso più tempo quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che non si può far tutto, bisogna fare delle scelte e poi è quello che ci definisce nel momento in cui facciamo una scelta di vita, decidiamo per il nostro cammino e quello che vogliamo percorrere. a un'età, magari in cui tu non puoi Vani, decidere, ma è il più dai, Giovanni, grazie così. Allora, okay. se non l'hai capito, ti ha dato del vecchio. Comunque, eh? allora, andiamo avanti, Giuseppe, Jeps, sei? Ah, io faccio una domanda sola, allora scelgo quale delle due. Allora Giorgia, se è possibile, fa una domanda a te. Intanto sono emozionato che finalmente ti parlo così di persona. visto anni fa schio, e adesso così, insomma, è bello. Eh, come fai a mantenere la tua. Ehm, come fai a trovare una motivazione che ti faccia continuare ad andare avanti in questo momento, soprattutto? Eh, che ti deve allenare da sola? Ehm, non essendoci possibilità di, di andare in palestra, cose del genere, quindi come fai a mantenere la motivazione alta? Allora, porca miseria, scusate. Eh, allora, sicuramente è un periodo impegnativo per tutti. E io colgo questo momento come una grandissima opportunità. E già, se uno coglie questo momento e dice è un'opportunità, già lo vive in modo diverso, almeno io personalmente lo vivo in modo diverso. Eh, questa è la mia motivazione di trovare in questo momento in cui non posso andare in palestra un'opportunità per lavorare su altre cose eh, Larry sa benissimo che durante la stagione eh, c'è molto poco tempo per lavorare su degli aspetti fisici o, ritornando al discorso mentale eh, perché c'è troppa roba da farci star dentro per me in questo momento è importante lavorare su tutte le cose che durante la stagione non ho la, la possibilità di lavorare, quindi vuol dire eh, lavorare sulla mia mobilità articolare, lavorare sul fare stretching, lavorare sul mettere su un po' di peso. Eh, quindi per me la motivazione è altissima in questo momento, anzi sono molto felice di avere del tempo per potermi dedicare solo e unicamente a me stessa. Eh, quindi. Spero di averti risposto. Io la vivo come un'opportunità. Penso che se usiamo, se proviamo a usare le parole giuste, riusciamo anche a trovare le motivazioni giuste. Se ci svegliamo ogni mattina dicendo sono rinchiusa in casa, che non se ne può più, è ovvio che diventa pesante trovare una motivazione. Grazie, grazie mille. Ok, grazie. E andiamo avanti ancora qualche minuto. Marco, Marco, Marco ci sei per Lerri? Accendi il microfono, Marco. Marco no? Altrimenti c'è un'altra domanda. Dai Marco, ecco dai. Sì, 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 no, stavo parlando e ero convinto di aver levato. Ciao Larry, scusami. Allora, abbiamo parlato prima di con Michele del, dell'importanza di del creare benessere sulle giocatrici, con lo staff. Ma per il tuo benessere, basta la passione, la motivazione e il creare benessere per gli altri o ci vuole dell'altro? Eh, domanda da un milione di dollari, risposta molto secca sono autistico <ride> nel senso che ehm, io ho fatto un po di il mio, il mio percorso scolastico è stato un po' problematico un po' tanto problematico ma quando ho trovato la strada e la mia strada l'ho trovata quando ho scoperto che potevo fare l'ISEF e quindi qualche miliardo di anni fa ho capito che volevo vivere eh, facendo. Mi piaceva la pallacanestro, volevo farlo l'allenatore. Lo, di... lo chiedo sempre alle mie giocatrici, Elena è presente, quindi può rispondere se vuole. Eh, quante volte eh, io e Elena lavoriamo insieme da 6-4, 4 anni, 5 anni, eh, quante volte mi ha visto entrare in palestra malvolentieri? Eh, non, non so, non credo, credo che non sia quasi mai accaduto. Potrei dire forse due, due volte nella mia carriera, ma forse nemmeno quelle due volte. Eh, per me, questo è, è, è quello che voglio fare ed è una cosa che mi gratifica tutti i giorni, nonostante poi la mia eh, pericolosità psichica mi porti a fare degli errori gravi, errori di, 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 di valutazioni magari sbagliate, però devo essere onesto, eh, quando vado in palestra la mia motivazione è sempre al 200%, non ho mai un giorno in cui non sono eh, concentrato eh, al massimo per le mie giocatrici e questo è quello che dicevo prima, cioè nel momento in cui riesco ad essere ehm, motivante perché eh, motivato personalmente credo che ehm, le mie ragazze lo capiscono e riescono anche a restituirmi questa cosa qui poi ci sono delle giornate in cui magari non lo fanno e non è divertente per nessuno ma <ride> poi noi sbagliamo e eh, questo lo ribadisco Giorgia lo sa perfettamente gli allenatori sbagliano punto ma poi tocca correre a voi e quindi <ride> alla fine chi fa tanta fatica sono le giocatrici e non gradiscono per esempio fare esercizi dove magari le obblighi ad arrivare al limite delle loro capacità fisiche e quindi ci capiamo, noi sbagliamo e loro corrono. Il coltello dalla parte del manico l'abbiamo noi. Grazie. Grazie. Ok. L'ultima domanda, perché stiamo sforando anche troppo e qui la pazienza dei nostri relatori mi sa che comincia a finire. Allora, do la parola da, ad Eva, dai, l'ultima domanda, Eva, chiediamo in bellezza con la voce femminile. Alza, alza il microfono, Eva. Eccomi. Ciao, Ciao a tutti, volevo fare una domanda a Giorgia visto che ho con la mia figlia faccio, faccio bene i basket, è una mia figlia che gioca, così che si ascolta, l'umiltà, l'umiltà di continuare a imparare, l'umiltà di mettere in gioco, quanto del su l'appoggio del boom ma anche adesso. Salve! Beh, questa è una, una bellissima domanda, è una bellissimissima domanda perché eh, alla... È un, è un altro dei, dei miei valori imprescindibili l'umiltà. Penso che eh, avendo avuto modo di incontrarmi con tante, con tante giocatrici, anche molto, molto importanti, eh, la cosa che più mi, mi stupisce è vedere come eh, certe persone, quando raggiungono un certo livello, ca cambiano completamente il modo di approcciarsi alla vita e di vivere. Eh, io penso che restare la persona che, io penso che questo addirittura sia la base di una non conoscenza di se stessi, perché voi adesso mi vedete così, ma io sono effettivamente così. Larry lo può confermare che io sono questa, cioè no, non è che nel momento in cui esco mi, mi dipingo in un altro modo, e questo è alla base di sapere chi, è, chi si è. Se io non fossi restata la persona umile che, che ero, sicuramente non, non avrei mai chiesto aiuto, non mi sarei mai fatta degli esami di coscienza, non mi sarei mai guardata allo specchio e detta Joe, magari stai sbagliando anche tu. Prima Larry diceva che gli allenatori sono sempre loro quelli che sbagliano e, e io scherzando ho detto che è vero. Eh, in realtà eh, sono sempl son semplicemente le persone più facili da incolpare quando ogni tanto sarebbe il caso di guardare prima a se stesse anche noi giocatrici e poi guardare gli altri. Penso che questo sia il più grande segno di umiltà che una persona possa avere. Prima mi faccio un esamino di coscienza e poi in caso parlo e questo è sostanzialmente come vivo la mia vita. Grazie. Grazie a lei. Ok. E eh... Antonio, so che avevi un'ultima, un'ultimissima domanda veloce per Larry, se non ricordo male. Sì, ecco, Intanto Dai, lo, lo ringrazio al volo per eh, quello che ha detto sullo staff e attendiamo la coach Tomei, io e Marco e Sergio, una bella cena a casa sua e che lui, lui, lui cucini ovviamente. Allora, eh, dunque, l'annata in qualche maniera è divisa in step, no? Cioè la, la pre-season, il campionato, le coppe, l'Eurolega, per chi soprattutto è a un certo livello, no? E poi ulteriormente va suddivisa in allenamenti, in lavoro individuale, in video, tattica e quant'altro, no? E noi magari come allenatori pretendiamo sempre eh, una, una grossa concentrazione da parte dei giocatori, che poi spesso non sempre, questa è la realtà purtroppo, no? L'idea, diciamo cioè l'idea, l'abilità nostra dovrebbe essere quella forse di portarli al 100% nel momento dell'evento. Come riesci tu a gestire, d'accordo, una, una pressione dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale ad un gruppo per così molto tempo, d'accordo, per averle poi sempre sul pezzo nel momento in cui devi affrontare una competizione o un appuntamento importante. Grazie. Uh, ciao Antonio. Allora, eh, la prima cosa, confermo Giorgia eh, è così ed è meravigliosa, meravigliosa veramente. Eh, seconda cosa, grazie per l'invito e eh, perché non l'ho detto prima, ma poter parlare a così tante persone è veramente piacevole. Anche, eh, se, se non facile, perché non, non è proprio tu, da tutti i giorni, Antonio, eh, come riuscire a equilibrare e calibrare le cose non ci riesco. <ride> Purtroppo ho una piccola deformazione professionale. E come ho detto prima, faccio il 200% e le mie ragazze chiedo il 200% tutti i giorni. Eh... È molto molto difficile, io poi purtroppo faccio ancora molta fatica a dialogare con me stesso riguardo alla vittoria, alla sconfitta e quello è una cosa che mi, che mi crea parecchi problemi sulla quale cerco di lavorare ma evidentemente lavoro male. Però il fatto di chiedere a tutti i giorni eh, lo stesso impegno non equivale a ehm, eh, non accorgermi che non è la giornata giusta. Quindi la, eh, se, quello che ho imparato nel, con l'esperienza, perché all'inizio la prendevo piuttosto male quando non eravamo sulla stessa lunghezza d'onda con la squadra, invece ultimamente riesco a, a, a gestirla meglio e capire come modulare l'allenamento. Quindi la richiesta, secondo me, non può prescindere dal massimo, nel senso, eh, lo dico alle, alle ragazze che vanno a scuola, se studi per il 10 è probabile che tu un 7-8 lo porti a casa, se, se studi per il 6 è probabile che il 7 non, non arriverà mai. Quindi o lavori per il massimo e quindi a quel punto... Tu puoi aspettarti che ogni tanto arrivi anche il 10 e spesso arriva una eccellenza, oppure ti abitui a rimanere nel, nel limbo. Quindi ogni tanto magari arriva il 6, spesso arriva il 4 o il 5. E Quindi questo per me è imprescindibile. Il lavoro deve essere svolto per il 100%, il, il massimo possibile. A quel punto è la... Eh, di lettura, di comprensione di quello che sta succedendo per esempio l'atleta è reduce da un infortunio e eh, hai voglia a dirle devi dare il 150% ma l'atleta eh, deve raggiungerlo il 100% fisico per poi poterti dare quello che riesce a dare normalmente e quindi eh, va da sé che devi agevolare l'atleta nel suo percorso di Recupero piuttosto che ehm, una cosa normale. Eh, e se c'è un buon rapporto, torniamo al eh, benessere eh, che sottende alla, alle, alle buone relazioni. Le mie ragazze sanno che se c'è una giornata storta, eh, io non posso essere nella loro testa, ma se loro mi accennano, Larry, oggi non va molto bene. Io ho un occhio di riguardo, nel senso so che hai la necessità e l'esigenza di prenderti un turno di riposo, chiamiamolo, e quindi farai in modo che tu possa stare dentro l'allenamento con quello che puoi dare oggi, con quello che ti senti e puoi essere in grado di dare. Quindi sta la sensibilità, l'occhio all'esperienza, riuscire a calibrare nel miglior modo possibile perché poi all'interno di un gruppo di. 10, 12, quelle che sono le, le atlete che svolgono l'allenamento, è molto difficile che tutte contemporaneamente siano al 100% delle loro capacità psichiche e fisiche. È molto, molto, molto difficile. Devi provare a fare il massimo affinché lo siano e siano più vicine possibile al loro rendimento massimo il giorno della partita, perché quello è il giorno in cui dobbiamo rendere. Il massimo che possiamo e, e passa anche attraverso l'idea che per una settimana consecutiva fai finta che quell'atleta quasi non si sia allenata mm, e questo è prendersi secondo me per, per la mia esperienza prendermi cura di, de, delle mie ragazze spero antonio di essere stato chiaro e esaustivo perfetto grazie Ok, benissimo. Allora, io direi innanzitutto un grazie di cuore, ma veramente da parte di tutti noi, sia alla nostra Giorgia, sia al nostro Larry, per la chiarezza, per l'esposizione e per le parole emozionanti, perché leggendo le mail vi credo, credetemi, sono un sacco di messaggi anche in privato, nel cellulare che mi stanno arrivando, di complimenti per la chiarezza dell'esposizione, che sono cose veramente, che dicevo prima, si sentono, si percepiscono, la passione che ci mettete. Poi approfitto anche per ringraziare tutti i partecipanti, anche coloro che mi avevano detto che al massimo sarebbero le stesse mezz'ora, invece vedo che nonostante un'ora e passa di, di, di chat qui siamo ancora online. Eh, quindi ringrazio veramente tutti, tutti coloro che ci hanno dato fiducia e vi aspettiamo venerdì prossimo con il tema della gestione immagine sportiva, eh, essere per il marketing e benessere per il sociale. Con la Raffaella Masciadri, nostra madrina dello sport, e Andrea Ridotti, un grande manager sportivo qui del territorio eh, nazionale e anche internazionale. Grazie ancora a tutti grazie. e la prossima. Grazie ancora, Giorgia, e grazie ancora a lei. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Ciao, ciao. Grazie, grazie, ciao a tutti.